i nostri pregiati denti. Oggi, cari amici, io Serafino Massoni, vi voglio parlare dei nostri pregiati, i nostri pregiati denti. Voi lo sapete, vero, che i nostri pregiati denti fanno la fortuna di quelli che si chiamano volgarmente dentisti. Veramente dovremmo chiamarli odontoiatri, perché il vero dentista è uno che ha laurea in odontoiatria. La laurea in odontoiatria dura 5 anni. Il vero dentista è l'odontoiatra. Poi ci sono quelli laureati in medicina e chirurgia, che quelli sono i dentisti, ma il dentista laureato in medicina e chirurgia è bravo, ma non è un odontoiatra. Il livello più elevato è l'odontoiatra. Poi c'è il medico chirurgo che fa il dentista, e poi ci sono sotto gli odontotecnici, quelli che fanno gli apparecchi. Voi sapete che noi dovremmo avere 32 denti, però forse una volta, l'umanità di una volta, migliaia di anni fa, ne aveva 32 di denti, perché poi noi, qua, si è assottigliata, questa zona qua si è assottigliata, per cui 4 denti, 2 sono i denti del giudizio. O non crescono, o se crescono poi te li devi togliere perché non c'è posto, capito? Non c'è posto, te li devi togliere. Io, per esempio, verso i 20, 24, 25 anni, mi sono cresciuti i 4 denti del giudizio, mi facevano male, 4, 2 sopra e 2 sotto all'estremità, e li ho dovuti far togliere. Si chiamano i denti del giudizio perché la stranezza è che spuntano dopo i 20 anni. Vabbè. Allora, i nostri pregiati denti fanno la fortuna degli studi odontoiatrici, perché per mettergli i denti, quando nasci non ce l'hai i denti, poi sbucano fuori e è la dentizione decidua, cioè, perché casca verso 9-10 anni, cascano e poi sbuca la dentatura definitiva. Però ci sono un sacco di problemi, ecco, i denti, un sacco di problemi ci sono, ecco. Io ripeto, c'è la fortuna dei medici odontoiatri, c'è la fortuna, gli studi odontoiatrici fanno un sacco di quattrini, ecco, con i nostri pregiati denti. Ma io però voglio parlare dei nostri pregiati denti da un altro punto di vista. Perché mica solo noi esseri umani abbiamo i denti, i denti ce l'hanno pure i leoni, le tigri, anche le tigri. I denti sono fatti per lacerare, sono fatti per lacerare. I gatti, i cani, sono fatti per lacerare. No, no, noi l'istinto di lacerare ce l'abbiamo qua in bocca. In bocca, si dice azzannare, lacerare. Il cibo viene lacerato, sapete, no? Prendiamo il cibo, lo mettiamo in bocca, c'è la masticazione, la ma, ma, ma masticazione, la masticazione, e il cibo viene messo insieme alla saliva, quando è ben triturato il cibo, amalgamato con la saliva, poi si forma il bolo. Poi il bolo viene deglutito, scende nello stomaco, c'è l'apparato digerente, l'intestino, cioè nello stomaco, poi a
avvengono delle cose terribili nello stomaco, avvengono delle cose terribili, che sia chiaro, perché sapete cos'è l'acido cloridrico? L'acido cloridrico è un veleno, eh? Provate voi a bere l'acido cloridrico, provate, provate. Tornate subito alla casa del padre. Quando il cibo entra nello stomaco, viene aggredito dall'acido cloridrico, cloridrico. Avviene di tutto nel nostro stomaco. Poi tutto passa nell'intestino, c'è l'assorbimento. È un'operazione che si chiama metabolismo, metabolismo. Poi le cose buone anabolismo, vanno a nutrire il corpo, le cose buone, e il resto anabolismo, le cose buone, il resto catabolismo, scusate, il tubo di scappamento, anzi ce ne abbiamo due nei tubi di scappamento, uno davanti e uno di dietro, mi avete capito? Ma perché dico queste cose? Perché dico queste cose? Perché pensando ai nostri pregiati denti, che sono fatti per lacerare, e mi viene da pensare a Immanuel Kant, il grande Immanuel Kant, il quale diceva che la ragione non può dimostrare l'esistenza dell'anima, l'esistenza dell'aldilà, l'esistenza di Dio. La ragione, diceva così Immanuel Kant, sapete che Immanuel Kant, forse uno dei più grandi filosofi, è vissuto nel XVIII secolo, il secolo dei lumi, ha scritto tante opere, le tre critiche. Critica della ragion pura, critica della ragion pratica, critica del giudizio. E Immanuel Kant scriveva che la ragione non può dimostrare l'esistenza dell'aldilà, l'esistenza dell'anima e l'esistenza di Dio. Però diceva, però noi esseri umani dobbiamo vivere come se l'anima esista, l'aldilà esista e Dio esista. E qua, salta fuori Dio, salta fuori Dio. E noi diciamo che, c'è scritto nella Bibbia, che noi siamo stati creati a immagine e somiglianza di Dio. Sì, c'è scritto così, che noi siamo stati creati a immagine e somiglianza di Dio. Io nutro dei dubbi che Dio possa avere la dentatura. Nutro dei dubbi. Perché la dentatura, no, i denti, i nostri precedenti, non li abbiamo solo noi. Pure i caimani, i coccodrilli hanno i denti, hanno la dentatura. Pure gli squali hanno la dentatura. Leoni, le tigri. E quindi io nutro dei dubbi che noi siamo stati creati a immagine e somiglianza di Dio, perché non credo proprio che Dio abbia i denti, non credo proprio, quindi non so come sia stato possibile che qualcuno abbia scritto che noi siamo stati creati a immagine e somiglianza di Dio. Per cui aveva ragione Immanuel Kant a dire che la ragione non può dimostrare l'esistenza dell'aldilà, non può dimostrare l'esistenza dell'anima, non può dimostrare l'esistenza di Dio, non si può dimostrare. Anche se c'è Aristotele, il maestro di coloro che sanno, il quale scriveva: Dio esiste necessariamente. Sì, proprio così, scriveva Aristotele. Dio esiste necessariamente, il maestro di coloro che sanno. Chissà come ha fatto Aristotele a scrivere che Dio esiste necessariamente, e quando
Aristotele scriveva, la Bibbia era già, cioè il primo libro del Vecchio Testamento, il libro Genesi, era già stato scritto, perché il libro Genesi, il primo libro del Vecchio Testamento, Genesi, è stato scritto attorno al 1350 a.C. Ma Aristotele non lo conosceva però, perché Aristotele è vissuto diciamo così, nel 500 a.C., ma non credo che Aristotele conoscesse la lingua ebraica. Allora credo che fosse ma nel 1350 a.C. non si può sapere che lingua parlassero gli ebrei, perché il primo libro del Vecchio Testamento fu scritto nel 1350 a.C., quando gli ebrei abbandonarono l'Egitto guidati da Mosè e si diressero nella terra di Canaan, ma rimasero per 40 anni, nel deserto del Sinai. E nel deserto del Sinai, appunto 1350, 1300, scrissero il primo libro del Vecchio Testamento. Non si sa precisamente in quale lingua sia stato scritto il primo libro del Vecchio Testamento. Forse ancora non c'era l'aramaico. Ah, qua per inciso devo dire che l'alfabeto non l'hanno inventato i fenici, come c'è scritto nei libri, eh. No, l'alfabeto l'hanno inventato proprio gli ebrei l'hanno inventato, proprio nel deserto del Sinai, perché gli ebrei si sono portati via dall'Egitto la scrittura ideografica, ideografica, geroglifica, ieratica, no? E hanno inventato l'alfabeto. Sono stati 40 anni nel deserto del Sinai, non c'avevano altro da fare. Hanno inventato il primo alfabeto, l'hanno inventato gli ebrei. Poi gli ebrei sono andati nella terra di Canaan, e dalla terra di Canaan il primo alfabeto è stato preso dai fenici. I fenici l'hanno portato in tutto il Mediterraneo, ma senza le vocali, senza le vocali. Le vocali ce l'hanno messe i greci, A, E, I, O, U, ce l'hanno messe i greci, ma i semiti. Gli ebrei sono semiti, come gli arabi, non ce l'hanno le vocali ancora. E allora Aristotele disse che Dio esiste necessariamente. Chissà come sia possibile tutto ciò. Vabbè, allora qua si mette in dubbio anche l'aldilà, anche l'aldilà si mette in dubbio, anche l'aldilà, perché si mette in dubbio pure l'aldilà? Immanuel Kant ha detto quello che ha detto, perché si mette in dubbio anche l'aldilà? Perché, per esempio, per la religione cristiana cattolica, io sono qua a Roma, poi Roma è il centro della religione cristiana cattolica, che sia chiaro, Roma è il centro, Roma è il centro. E quando uno si muore, l'anima va nell'aldilà, poi verrà un dì che ci sarà il giudizio universale, quando ci sarà il giudizio universale, tutte le anime scenderanno sulla terra, e ogni anima andrà a riprendere il proprio corpo, che è stato seppellito, e quale corpo? La dottrina cristiana dice il corpo glorioso, cioè il corpo nella sua migliore bellezza, di quando aveva, non so, 15, 20, 25 anni. Prende il corpo e torna nell'aldilà, e l'anima torna nell'aldilà col proprio corpo, ma anche coi denti, anche coi denti. Allora sentite, io qua per stringere, vorrei semplificare e dire che la dentatura, i nostri pronunciati denti, che sono fatti per triturare, maciullare, lacerare, e mi sembrano un'espressione tanto chiara della nostra ferocia, la nostra ferocia, che è stata un po' addomesticata dai processi di civilizzazione, però la nostra ferocia è trattenuta anche dal fatto che ci sono le carceri. Sapete che ci sono le carceri? Sapete che in tutto il mondo ci sono le carceri? In tutto il mondo, eh?
indipendentemente dalle religioni che vigono vigenti nei vari paesi del mondo, nel tempo e nello spazio, e dappertutto ci sono le carceri perché la nostra dentatura, che è fatta per maciullare, triturare, lacerare, e denota la nostra ferocia, denota il fatto che noi siamo delle belve feroci, delle belve feroci, civilizzate, per cui l'aggressività l'abbiamo interiorizzata, e la interiorizzazione dell'aggressività ci procura tante malattie psicosomatiche. Ci sono tanti pregiati psicologi che ci dicono che addirittura è il tumore, i tumori sono causati, sono delle somatizzazioni, i tumori, e l'aggressività che, anziché essere rivolta contro gli altri, se la rivolgi contro gli altri puoi finire in galera, e l'aggressività la rivolgi contro te stesso la rivolgi, e per cui fai del male a te stesso, che può venire pure il cancro, che può venire pure il cancro, sì, è così, allora. Io ipotesi non fingo, cari amici, qua. Però, sempre concludendo, vi ricordo pure che la bocca con la dentatura è fatta pure per il bacio, fatto pure per il bacio, pensate un po' voi che bello, cari amici, la bocca che c'ha la dentatura, che è fatta per triturare, maciullare, fatta pure per il bacio, pensate un po' voi, se andiamo lontani, è il bacio d'amore, cari amici. È il bacio d'amore, cari amici, il bacio d'amore, cari. Qua mi fermo, cari amici. Il resto lo lascio immaginare a voi. Però mi raccomando, dopo questa mia lezione magistralis, non mancate, perché vi aspetto venerdì 18 novembre, dalle ore 15 alle ore 19, vi aspetto qua alla Feltrinelli di Roma Maximo. Via Laurentina 865 a Roma, perché io sono qua a Roma, sono qua al bar Marù della Garbatella. Io sono qua, venite a Roma, mi raccomando. Segnatelo sulla vostra agenda, sul vostro smartphone, venerdì 18 novembre, dalle ore 15 alle ore 19, alla Grande Feltrinelli di Roma Maximo, via Laurentina 865. Perché faccio il fermo, io faccio il firma copie, vedete, firma copie. Firmo le copie di questa mia opera, La commedia dell'imperatore. Va bene, cari amici? Eccolo qua. I nostri pregiati denti, cari amici, i nostri pregiati denti. A tutti tanti cari saluti da Serafino Massoni e dalla commedia dell'imperatore.